mettiamoci una pietra sopra. Il Pescara ha sbagliato partita e ha perso contro una squadra più forte, appunto il Benevento, che ha meritato la vittoria. Punto a capo, si riparte, c'è un altro scontro diretto, c'è soprattutto un rivale in salute, malgrado le due sconfitte di fila patite prima della vittoria, per inciso chiara e netta sul Livorno. Pillon recupera del grosso, assente causa infortunio, nelle ultime quattro sfide. Qualcosa cambierà, anche e soprattutto in virtù delle caratteristiche dell'avversario, che fa leva e non poco su ritmo e aggressività. Lo Spezia dell'ex Marino, privo di Bidawi e Jasi, non gioca col trequartista che spesso ha creato difficoltà alla fase di non possesso biancazzurra, ma i liguri sfruttano tantissimo le corsie laterali. Il terzino sinistro Augello spinge più di Vignali sul versante opposto, ma a creare le maggiori insidie sono le mezzali in costante pressione, Bartolomei e Maggiore, e gli esterni alti, Da Cruz, soprattutto il giovanissimo Nicolas Pierini, proprietà Sassuolo, classe 98, finora 5 gol, figlio di Alessandro, ex difensore di Fiorentina e Udinese, calciatore senza dubbio di prospettiva, così come il nigeriano David Okereke, classe 97, 7 centri in questa stagione, lo scorso anno in prestito al Cosenza, dove ha vinto il campionato di Serie C. La forza insomma sugli esterni, non ci meraviglieremmo per questo se Pillon tornasse al 4-3-3, 4-5-1, oppure se optasse per la difesa a 3. L'attuale sistema di gioco ha infatti migliorato le soluzioni offensive, togliendo però qualcosa sulle fasce, visto che le mezzali sono costrette a coprire una fetta di campo molto più ampia. Ma alla fine a determinare sono sempre le distanze tra i reparti, soprattutto l'atteggiamento, che non può essere più quello visto a Benevento.